Ben ritrovati e benvenuti in questo nuovo video. Vi do il benvenuto con questa panoramica interna di questo nuovo PC che ho appena finito di assemblare. Qualche giorno fa mi è stato segnalato un bundle su Subito, un bundle interessante, a una cifra veramente modica, 20 euro lo posso anche dire. Mi è stato segnalato da uno degli esperti, oltre che amico del gruppo Facebook, da Riccardo, Ricky, con il quale mi intrattengo spesso in piacevoli chiacchierate di hardware, prezzi, eccetera, eccetera. E quindi mi sono trovato ad acquistare questa scheda madre. È una ECS K7S5A con chipset SIS735, a bordo della quale è installato una CPU AMD Athlon XP1008+, quindi 1400 MHz, e un banco di RAM DDR da 256 MB a 133 MHz come il front side bus che ho impostato per configurare questo sistema. Quindi è arrivata la scheda madre, l'ho assemblata all'interno di questo case, un case oldie data Madrid, forse un po' più recente perché qua abbiamo tutto hardware nel 2001, vedremo anche adesso la scheda video che nel frattempo credo abbiate già riconosciuto. Però era vuoto, ne ho due di PC, ne avevo due perché uno è andato a pallino, però quello che era assemblato qua dentro, scheda madre tutta marcia, quindi ho deciso di recuperarlo, di riciclarlo per assemblarci dentro provvisoriamente questo sistema. Altra cosa succosa dell'annuncio è che il venditore garantisce, e ad occhio mi pare di sì, facciamo anche una rapida panoramica, che tutti i condensatori sono stati sostituiti. Infatti, sempre sul gruppo Facebook, quando ho messo il post di questo hardware, mi fanno presente che le ECS non è che montassero dei condensatori di buona qualità. Infatti, il venditore stesso mi garantisce di averli sostituiti. La macchina, d'altra parte, funziona perfettamente, e quindi che dire. Come alimentatore avevo un paio di Delta, ho deciso di mettere questo, anche se magari sulla linea dei 5 volt ha un amperaggio che ora non si vede nell'etichetta, ma non troppo idoneo forse a questo sistema, però pare reggere, con hardware monitor ho controllato e dovremmo essere a posto. E infine ho deciso di installare per il momento questa Kiro 2, una delle quattro delle quali dispongo, quindi è una scheda che vi ho già riproposto, ma ve la voglio riproporre con questo sistema con CPU Palomino a 1400 MHz. Andremo a vedere, e soprattutto con questa scheda madre con chipset SIS735 che non ho mai avuto il piacere di testare, andremo a vedere nel prosieguo del video, nel quale io mi zittirò, come si comporterà questo sistema direttamente dal 2001. Per il resto è il solito, l'hard disk da 20 GB, perfettamente funzionante, un lettore floppy e un lettore DVD, beh, non mi ricordo, un LG mi pare, però poco importa. Il succo è tutto concentrato qua in ciò che sto inquadrando. Andiamo a vedere il comportamento di questo sistema, un sistema che se reggerà e sarà stabile, vedremo protagonista anche con altre schede, perché il fatto di avere una GPU universale, e lì era il mio interesse per questa scheda madre, per questo bundle, mi consentirà di provarci su tutte le schede dal 1900 AGP, dal 1997, quindi le varie per Media 2, tutte tra l'altro anche le 3 DFX AGP che ho, sino al 2000, sino alla 5500 che lascerò per ultima, che al momento, come sapete, come avete visto in altri video sul canale, è alloggiata su un Pentium 3 Tualatin da 1200 MHz. Quindi ora mi zittisco, vi saluto dandovi appuntamento al prossimo video e vi lascio alle immagini delle prestazioni di questo setup. Arrivederci e come sempre grazie per la visione. No!
sono Sam.